Grande festa ieri, domenica 14 dicembre, per l'inaugurazione della filiale numero 17 di BCC Sangro Teatina, la più antica banca di credito cooperativo di Abruzzo e Molise, fondata nel 1903 ad Atessa, quella di Lanciano, realizzata in via Luigi De Crecchio numero 2. Elegante e innovativo, progettato dall'architetto Stefania Thieri, lo sportello è operativo da oggi, lunedì 15 dicembre, ma già ieri centinaia di persone erano presenti ad un appuntamento sentito, andato ben oltre il semplice taglio del nastro. Un'apertura che, nelle parole del presidente della regione Luciano D'Alfonso, rappresenta una speranza per l'economia locale e per un territorio che già in passato hanno dimostrato di essere all'avanguardia nello sviluppo industriale della nostra regione. Tre ragioni per le quali era giusto fare festa in questa occasione. La prima, perché siamo davanti ad una istituzione della economia del territorio che conta oltre 100 anni di storia. La seconda, perché è nata in un momento, sia la sua idea che il suo insediamento, nel quale momento in Europa e in Italia c'era molta paura. Correvano gli anni appena dopo il primo industrialismo, erano le settimane e i mesi di riflessione per la Rerum Novarum di Papa Leone XIII e si diceva che in Europa c'era uno spettro. Era lo spettro della paura, esattamente come c'è adesso lo spettro della paura. E il territorio davanti alla paura si raccoglie e reagisce, mettendo in campo il meglio di sé. La terza ragione per cui andava fatta festa è perché questa iniziativa lega Abruzzo e Molise. E io, come regione, come persona giuridica della regione, voglio esaltare tutte le esperienze che riescono a cucire, a legare Abruzzo e Molise e poi anche le Marche. Questa è la terza ragione. La quarta sottolineatura che faccio io è che noi dobbiamo sapere che il territorio, anche come dicitura, può venire da terreo, che è terrificante, ma può anche esprimere quella straordinaria vitalità che è fatta di municipi che fanno bene, che è fatta di progetti, di ambizioni, di solidarietà e di attivazioni di questo tipo. Perché c'è il valore in una banca di credito cooperativo? Perché c'è la cooperazione, perché ogni testa vale un voto e ogni voto corrisponde ad una testa, perché c'è il flusso vitale della solidarietà, cioè si tiene da conto la carne viva delle persone, delle imprese, di ciò che si movimenta. Delle altre tradizioni bancarie, la decisione non si sa dove si prende, è sempre più lontano, è sempre più verticale, è sempre più in alto. Invece della tradizione bancaria del credito di cooperazione sta qui, sta nel luogo dove si realizza il confronto e la prossimità tra il cliente, il cittadino e colui il quale ha quell'incarico di lavoro. È qui che c'è il valore di questa straordinaria istituzione. Siamo in una piazza che è così piena, non tutte le istituzioni possono dare appuntamento in piazza, poche sono quelle che possono parlare in piazza dei propri progetti di sviluppo e di cammino. Ancora, consentitemi, questa piazza lega la sede della banca che si apre oggi come 17ª, alla mia destra c'è la sede della Sangritana che è la stessa che festeggia oltre un secolo di storia e di servizio. Questo mi fa dire che Lanciano porta fortuna. Tanti auguri alla Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina, buon lavoro a chi ci lavorerà e tanta forza a Lanciano e alla sua economia. Oltre al governatore, prima del taglio del nastro, sono intervenuti, presentati dalla giornalista Gioia Salvatore, anche Pier Giorgio Di Giacomo, presidente di BCC Sangro Teatina, Luciano Conti, viceprefetto di Chieti, Mario Pupillo, sindaco di Lanciano e presidente della provincia di Chieti, Antonio Carruba, direttore della filiale abruzzese della Banca d'Italia, Alfredo Savini, presidente della Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo, e Don Luigi Cuonzo, direttore della Caritas diocesana Lanciano Ortona. Per l'occasione hanno inviato un videomessaggio anche Monsignor Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano Ortona, e Leonardo Rubatto, direttore generale di ICREA. All'evento hanno partecipato anche i componenti del consiglio di amministrazione della banca e il direttore generale di BCC Sangro Teatina, Fabrizio Di Marco, insieme a tutti i collaboratori dell'istituto di credito, a partire da quanti lavoreranno nella filiale, il direttore della filiale Antonello Travallini,
e i collaboratori Valeria Tinaro, Pierpaolo Del Negro e Simone Santovito, il sindaco di Atessa Nicola Cicchitti, i consiglieri regionali e comunali e altre autorità civili e militari. Compassione, ha detto Pier Giorgio Di Giacomo, presidente di BCC Sangro Teatina, portiamo nel capoluogo frentano il nostro modo di fare banca, ovvero banca di credito cooperativo fondata su principi quali il localismo, cioè il radicamento sul territorio, e il rapporto con i soci, vale a dire la finalità mutualistica della banca. Una banca che dunque appartiene al territorio e che in esso riversa il 95% di quanto raccoglie. A seguire l'originale taglio del nastro benedetto da Don Luigi Cuonzo, un lungo doppio nastro blu e verde, i colori del credito cooperativo, tenuto da tutti i dipendenti della BCC e dai consiglieri, a testimonianza di un'appartenenza radicata alla banca. A rendere il clima ancora più bello, la banda e le majorette di Atessa e il gruppo di protezione civile di Atessa, che ha servito a tutti i presenti una gustosa castagnata con vin brulé. La filiale di Lanciano sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e, come altri sportelli del gruppo, è stato concepito secondo il criterio del discreet banking, vale a dire con accoglienti uffici dove si entra uno per volta, al fine di garantire alla clientela la massima riservatezza. I clienti che dovranno aspettare il loro turno potranno navigare in internet mediante tablet a loro disposizione, dedicarsi alla lettura grazie a numerosi libri disponibili, svagarsi ascoltando musica e guardando video su appositi schermi installati, navigare con la rete Wi-Fi gratuita. Per la clientela frentana, infine, BCC Sangro Teatina ha ideato il nuovo conto ad avere, che prevede condizioni particolarmente favorevoli, servizi innovativi e la possibilità di personalizzazione a partire dalla scelta del numero di conto.